È messaggero del nostro essere, ma quando è disordinato crea sicuramente impaccio. La storia che vivremo questa sera è quella di Bruna, del suo sorriso rifiorito finalmente dopo anni di timidezza. Andiamo a conoscerla. Ciao a tutti, sono Bruna Bossi e faccio l'attrice. Una professione straordinaria, molto divertente, molto affascinante e anche un lavoro molto spirituale, perché si impara che noi siamo un vuoto e possiamo diventare tante cose. Ho provato delle cose recitando che poi mi sono resa conto erano cose che si provano facendo delle meditazioni profonde, no? Degli stati proprio di perfezione interiore. Ti rendi conto recitando che dentro puoi trovare tutto quello che vedi fuori e lo puoi sviluppare, lo puoi portare in scena, però con un distacco. E questo è estremamente bello, è anche molto catartico, è anche molto, fa molto bene alla salute, ecco. E ho girato recentemente una puntata pilota di una sitcom estremamente divertente dove faccio un ruolo comico, però un comico un po' diverso dai soliti personaggi italiani. Sono un'antipatica, perfida, e quindi è un ruolo un po' più simile agli americani, insomma, un po' tipo Desperate Housewife, se vogliamo dire. E questa sitcom dovrebbe andare su Fox e comunque questa è una chicca, è un'anteprima. Abbiamo ancora un piccolo percorso da fare per avere tutte le conferme, però è stato una molto divertente girare questa pilota e questo progetto mi interessa molto. Una grande passione sono gli animali, mi danno tanta serenità, tanta pace. Ho a casa una chihuahua piccolina e due gatti e mi piacciono anche tanto i bambini, anche se non ne ho. E mi diverte molto stare in situazioni tranquille. Mi fa sviluppare, ecco, diciamo che amo molto stare al mare o in campagna, in situazioni dove non ci sono troppi stimoli, ma dove la natura è stimolo, e questo mi porta ad avere poi tanta energia e tanta creatività in più. Bene, allora benvenuti a questo appuntamento di Operazione Bellezza di questa sera e come avete visto abbiamo la protagonista che è un'attrice. Bruna, vi presento gli ospiti che ci aiuteranno a saperne di più della protagonista, ma soprattutto capire su cosa è voluta intervenire, iniziando alla mia sinistra dal dottor Stefano Salaris, che è responsabile del reparto di odontoiatria preventiva presso l'Aurelio Hospital e l'ICP. Buonasera dottor Salaris. Buonasera. Vicino a lui la dottoressa Adele Fabrizi, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera. E poi un grande personaggio, un amico soprattutto, ma un grande scrittore e giornalista. Diamo il benvenuto a Paolo Mosca. Grazie Paolo. Buonasera. Per essere con noi. Allora, io questa volta vorrei iniziare un po' diversamente, chiedendo alla dottoressa Adele Fabrizi che idea si è fatta di questa nostra protagonista di questa sera. Beh, mi sembra una signora molto solare, molto così aperta e tranquilla, serena, molto attenta, però anche ad aspetti. Ha detto delle cose che mi hanno fatto pensare che sia una persona molto attenta anche alla sua interiorità, no? Sì. E quindi molto attenta a uno sviluppo interiore, evidentemente, e quindi a trasmettere poi come attrice quello che lei ha maturato dentro, quello che lei ha, come dire, è riuscita a conoscere di se stessa, quindi tutti i suoi percorsi interiori che sicuramente poi saranno riportati appunto nel suo lavoro d'attrice. Una bella donna, naturalmente, molto piacevole. Molto bella, sicuramente. E tra l'altro sembra fatta apposta per
Per presentare anche l'ultima creatura, Paolo Mosca è ritornato al romanzo dopo parecchio tempo e ha scritto questa creatura bellissima che è Vivi tu per me, dove i protagonisti sono due personaggi che vivono nel mondo del cinema, del teatro. Lui è uno sceneggiatore, se non è... è uno sceneggiatore che purtroppo è condannato dai medici a vivere solo 3 mesi. E rivela questa sua compagna di vita, che è un ex fotomodella, questa sua malattia, e decidono insieme di vivere questi 3 mesi in maniera diversa, cioè anziché aspettare, chiamiamola la fine in maniera triste e malinconica, lei girerà per il mondo con un computer, delle macchine fotografiche, i telefonini, e gli comunicherà a lui tutte le emozioni che vive per il mondo. Lui vive in Piazza di Spagna, in questa mansarda, con queste emozioni di vita, dette, vivi tu per me, e lei vive per lui. Poi, cercando di esorcizzare in qualche maniera... Da agosto a ottobre, poi alla fine non si saprà come finirà non questo, si sa come finirà questo romanzo. Però, ecco, anche nella scelta che fa, è un libro veramente che avvincente, non si riesce a staccarci nel momento che si inizia a leggerlo, il fatto di vivere la vita come un set, è un pochino poi anche la storia di questa sera. Cioè, non credi che le persone dello spettacolo, gli attori, hanno poi difficoltà a vivere una vita reale? Ma io credo che se lo spettacolo italiano fosse organizzato bene, ci sarebbe questa cesura, questa divisione tra la vita normale e il tuo lavoro di attore. Il fatto che noi in Italia mischiamo in maniera strana, quasi sospetta, i personaggi televisivi con la vita reale, quindi non ti rendi mai conto se stanno trasmettendo un filmato di gossip o qualcos'altro. E questo, secondo me, manda in tilt proprio la psiche di tanti personaggi dello spettacolo che nello spettacolo sono entrati per caso. Certo, certo. E non fanno parte realmente del mondo dello spettacolo. È vero, è verissimo. Allora, dottor Salaris, arriviamo a lei. Che cosa ha fatto per questa nostra Bruna? Allora, Bruna aveva un serio problema che poi vedremo anche nei servizi. E aveva, diciamo, un sorriso che chiaramente per la sua professione stonava, direi. Aveva praticamente un incisivo laterale, era completamente verso l'esterno, verso le labbra, e anche sorridendo semplicemente a labbra strette, questo laterale chiaramente le creava disturbo. E oltre a quello aveva anche un fatto, diciamo, prettamente funzionale, quindi una componente estetica e prettamente funzionale, in quanto aveva un disagio nell'articolazione. Durante la sua masticazione, in gergo viene chiamato un click, cioè aveva un disturbo masticatorio sia a destra che a sinistra. E lo vedremo anche in seguito, riallineando i suoi denti e dando quindi una conformazione diversa alla sua arcata, ce lo dirà anche in seguito, lo vedremo, è addirittura andata a migliorare la sua dizione, il che l'ha fatta assolutamente contenta, sia per quanto riguarda chiaramente il sorriso, ridando un sorriso naturale, quello che lei desiderava, ma soprattutto andando a risolvere il problema articolare completamente e soprattutto migliorando la sua dizione. E allora, vediamo di saperne di più della nostra Bruna vedendo questa seconda clip. Come attrice io ho questo obbligo dell'apparenza, dell'apparire, perché si può parlare, come ho parlato prima, di anima, di interpretazione, di evoluzione, però il tutto passa attraverso una forma che è quella che io mostro, la mia forma apparente. Avevo un dente che si era stortato e andava tutto verso destra e l'arcata superiore della mia bocca che veniva leggermente in fuori ed era stretto il morso. Questo problema andava affrontato per forza, proprio per consentirmi una presenza in video adeguata, con un apparecchio ortodontico, solo che ero nell'impossibilità di farlo perché i vecchi sistemi per correggere questo tipo di difetti delle arcate superiori e inferiori erano sistemi estremamente penalizzanti perché erano visibili. Fortunatamente appare questa soluzione straordinaria della tecnologia Invisalign che io indosso in questo momento sia sulla mia arcata superiore che su quella inferiore. Ve lo mostro con un sorriso un po' finto, spero divertente. Io non ho più questo dente che va in fuori e che spinge verso destra. Tutta la mia parte dell'arcata superiore è rientrata, l'arcata inferiore si è allargata. Con il dottor Salari stiamo continuando a lavorare, ci vorranno ancora 6 mesi per le ultime correzioni finali,
però è stato qualcosa di straordinario. Io veramente ho potuto, come oggi, sono qui, faccio un'intervista, andare in video, ho recitato nella sitcom con l'apparecchio Invisalign in bocca, ho fatto provini e non se ne è accorto nessuno, quindi credo che una cosa così sia veramente valga oro per chi deve esporsi, al di là degli attori, ma ci sono manager, persone che hanno contatti costanti con il pubblico che non possono farsi vedere con gli apparecchi ortodontici. Infatti questo tipo di tecnica è, mi corregga se sbaglio, dottor Salaris, utilizzata per gli adulti, non per i assolutamente bambini, sì, parliamo insomma, di ecco. Adulti o comunque di una dentizione da adulti, quindi dai 14 anni in su può essere utilizzata questa metodica che, come diceva Bruna, enfatizzando sicuramente, è una metodica assolutamente unica al mondo. E con un grado di predicibilità assolutamente attendibile, questa metodica praticamente... Ecco, in che cosa consiste? Abbiamo visto che lei mostrava queste mascherine trasparenti. Sì. Allora, praticamente la metodica consiste in una serie di mascherine che gli americani chiamano allineatori, chiaramente, trasparenti, che permettono il giusto posizionamento dei denti senza praticamente creare nessun danno per quanto riguarda chiaramente l'estetica, ma soprattutto neanche creando danni al dente stesso, perché i vecchi apparecchi tradizionali sappiamo tutti che prevedono comunque una cementazione delle placchette sulla superficie dentale, quindi alla lunga, soprattutto su trattamenti che durano un anno e mezzo, due, possono creare diciamo dei piccoli danni allo smalto, delle piccole decalcificazioni, chiaramente riparabili, però effettivamente questo disagio lo possono dare, oltre chiaramente a disturbi gengivali per una ridotta igiene orale. Questa serie di mascherine che appunto nasce in America permette di riallineare i denti senza chiaramente utilizzare nessun tipo di sostanza adesive sui denti, e chiaramente permette un'igiene assolutamente normale, perché ricordiamo che queste mascherine sono rimovibili, il che rende praticamente autonomo il paziente. Perciò non bisogna mangiare con queste mascherine, no, assolutamente, vanno rimosse, né fumare, né gomma americana, né niente, vanno rimosse al momento che fumare uno... sì, non è un problema, bere, fumare qualsiasi cosa, sì. Chiaramente mangiare no, per un discorso di danni che si possono creare, certo, alle mascherine, anche se alcuni pazienti riescono a fare anche quello, però questa è un'altra storia. Ma vanno cambiate ad intervalli di tempo, sì, regolari? Le mascherine si cambiano autonomamente ogni 15 giorni e la visita richiesta... Cioè lo fa il paziente stesso, li porta a casa ogni 15 giorni, sì, ne ha una diversa da indossare. Bravissima. Sono chiaramente numerate e la differenza comunque è che noi ci vediamo sempre una volta al mese, perché chiaramente è sempre un presidio medico, quindi va assolutamente seguito dallo specialista. È una metodica che direi si personalizza veramente, è personalizzata, cioè perché ognuno diversifica gli orari in cui porta questa mascherina, come prima diceva anche Bruna, in base alle esigenze che ha, televisive, in base alle esigenze chiaramente di lavoro, può tranquillamente decidere come portarla e quanto portarla. Ricordo che comunque va portata dalle 18 alle 20 ore al giorno, questo è il minimo consentito. 18-20 ore al giorno. Sì, e poi chiaramente ci sono le ore in cui si esegue il pranzo e la cena, che all'incirca vengono calcolate in 4 ore. La differenza fondamentale direi che la fa... è fatta diversa la metodica tradizionale, che il paziente, sì, vede sin dall'inizio come saranno posizionati i denti alla fine. Questo grazie a un programma di grafica tridimensionale, chiaramente americano, un software molto sofisticato che permette di ricostruire tridimensionalmente la bocca del paziente, e quindi lui saprà prima di cominciare il trattamento quanto durerà e come saranno posizionati alla fine. Bene, ci interrompiamo un attimo, poi torniamo ancora con Operazione Bellezza. Bene, come dicevamo prima dell'interruzione, c'è questa possibilità incredibile ma anche molto utile per il paziente di vedere quale sarà il percorso. Ecco, abbiamo un RVM a disposizione che ci commenterà il dottor Salaris. Eccolo che lo vediamo. E dove è possibile, ecco, vedere questi cambiamenti. Qui si vede benissimo com'era la paziente prima del trattamento, vediamo l'inizio e questa è chiaramente la fine. Questo è un programma stupendo perché permette anche di vedere nei vari spostamenti quello che accadrà chiaramente,
dove tutti i denti si spostano. Chiaramente lo spostamento è molto veloce, è un anno di terapia, quindi abbiamo detto abbastanza lungo, però permette al paziente di capire quello che succede alla sua dentatura, soprattutto lo spostamento che accadrà per ogni mascherina. Mano a mano i denti si spostano, ogni millimetro, anzi un quarto di millimetro con cui vengono spostati i denti corrisponde precisamente a quello che avviene all'interno della bocca, quindi allo spostamento che esercita una mascherina. Chiaramente l'evoluzione è più mascherine inserite all'interno della bocca che provano poi lo spostamento finale. Ecco, dottoressa Fabrizi, come mai è così importante per un paziente, per ogni persona anche, il sorriso, i denti? Ecco, come mai si focalizza sempre l'attenzione lì? Beh, perché il sorriso è proprio, come dire, lo strumento che abbiamo tutti quanti più a portata di mano per comunicare con gli altri, perché ovviamente insieme agli occhi anche, no? Però certo, il sorriso, la bocca, dunque i denti, rappresentano proprio la possibilità di comunicare agli altri il nostro stato d'animo, quindi sorridere, ridere, piuttosto che assumere un'espressione imbronciata, appunto. Sono tutti moti dell'animo che vengono portati all'esterno attraverso appunto la bocca, le labbra, i denti, che quindi rappresentano questo elemento così importante di comunicazione, certo. Gli altri quindi capiscono qual è il nostro stato d'animo, certo. Possiamo stabilire un contatto appunto, no, con le altre, ecco, persone. Se uno ha un sorriso non proprio perfetto, è cosciente di questo, ma magari non riesce, non va dal dentista per vari motivi, può questo interferire e cambiare la personalità? Sì. Della persona proprio? Senz'altro, perché se una persona è consapevole appunto di avere un brutto sorriso, brutti denti, insomma, tende appunto intanto a fare tutta una serie di gesti che servono a coprirsi, quindi la mano davanti alla bocca, non sorride apertamente, non ride quando ne avrebbe voglia, per esempio. Tutto questo, come dire, influenza anche il modo, il carattere magari. Forse no, non in maniera profonda, comunque un modo di stare in relazione con gli altri, senz'altro sì, perché tende a far sì che la persona diventi sempre più chiusa e quindi non comunichi facilmente con gli altri intorno. Una timidezza, diciamo, che non deriva proprio da aspetti profondi del carattere, ma dalla consapevolezza, forse a volte anche esagerata naturalmente, di non essere perfettamente all'altezza appunto, no, delle performance estetiche che adesso sono richieste anche un po' a tutti, no? Paolo, che ne pensi di quello che dice la dottoressa Fabrizi? Sorriso, comunicazione. Io quando ero bambina avevo questo dente arretrato, un dente arretrato, e ricordo che inizialmente da ragazzina no, poi quando sono andata a crescere vedevo che questo dente indietro mi dava fastidio e coprivo magari ogni tanto il sorriso, perdevo la mia allegria e questo mi dava fastidio, perché, certo, ma non la perdevo per motivi interiori, no, proprio per motivi banalissimi, certo, del dente, sì. Quando poi finalmente ho metaposto questo dente, sì, anche più sicuro in un certo senso nel rapporto, certo, con, sì, certo, con le donne, con le ragazze, un'allegria vista, e purtroppo l'allegria interiore è quella una se la può tenere, certo, e magari non se ne accorge nessuno. È vero. Senti, qui viene detto nel tuo ultimo libro, sei tornata alla narrativa, dicevamo, sì, dopo diverso tempo. Aspettavo che scattasse dentro di me una molla di verità. Una storia deve ritrovare gli altri, me stesso e il mondo senza forzare la fantasia. È, sì, così? Io ho qualche anno che scrivo dei saggi sulle emozioni, sulle sensazioni, sui sentimenti, sì, mentre chiaramente quando un autore dà un titolo, non so, per esempio la gelosia piuttosto che i sentimenti intimi, cioè dà un corridoio in cui il lettore è costretto a leggerti, quindi, certo, tu in un certo, certo, senso, tra virgolette, imponi un po', sì, una, sì, storia. Sì. Mentre il romanzo, chiaramente, sia l'autore che il lettore ha un raggio fantastico straordinario, perché l'autore parte con i suoi personaggi che, come diceva Pirandello, delle volte ti portano loro stessi dove vogliono improvvisamente, quando scatta un meccanismo particolare, e il lettore ritrova una fantasia e si immagina magari un personaggio in un modo come tu non hai scritto. Quante volte, vedendo un film tratto da un, sì, libro,
rimaniamo delusi o addirittura sorpresi, perché ci immaginavamo quel personaggio diverso. Insomma. Sì, sì. E poi in questo libro ho cercato di esorcizzare la morte, cioè amore e morte viaggiano sempre insieme, perché insomma, da Giulietta e Romeo c'è sempre un velo sottile che divide l'amore e la morte. Ho cercato di trattare con la morte, sgambettarla, vivere prima di lei, evitarle il declino. E questa donna aiuta quest'uomo a lottare con questa morte, e lui ci sta, per lui insomma, è un uomo di fantasia, e credo che un po' di sfida alla morte in questo momento, che è un pensiero che molti sfuggono, ma che io credo che sia un'ombra bianca che ci accompagna tutta la vita. Sì, certo. Ogni mattina in cui ci svegliamo, secondo me è un piccolo miracolo, perché dice: sono ancora sveglio, sono qua, c'è un attimo di ritorno alla vita che è stupendo. È ecco. E quest'uomo riesce in questi 3 mesi a sopportare agosto, settembre, ottobre, la fine dell'estate e le prime foglie d'autunno, aspettando lei, dimagrendo, non accettando la morfina. Cioè no, io non voglio la morfina, voglio vivere fino in fondo tutte cosciente fino alla fine, insomma, vivere le emozioni. Lei chiaramente farà di tutto per arrivare a casa, certo, per tornare a casa prima di quest'ombra bianca che dicevo. E in questo senso i capitoli si dividono meno 90, meno 87, meno 85, meno 7, meno 6, meno 5, meno 1, ecco, e poi il clou. Allora, e torniamo al nostro percorso odontoiatrico di Bruna fino ad oggi, vediamolo insieme, così capirete un po' meglio come è arrivata a questo apparecchio invisibile. Volevo farvi vedere il caso iniziale della paziente. Si vede molto bene dall'immagine, chiaramente prima del trattamento, che era prettamente un problema chiaramente estetico, con questo incisivo laterale completamente spostato verso l'esterno, quindi dandogli anche un problema nel sorriso, perché le sorridendo anche a denti o a labbra strette, in quel caso si travedeva la punta di questo laterale. Qui possiamo vedere il caso della paziente Bruna, dove a inizio trattamento, dicevamo in precedenza, c'è questa posizione assurda di questo laterale che è completamente in fuori, con un'arcata, come dicevamo, molto stretta. Se noi andiamo a vedere il fine trattamento, vediamo non solo il laterale rientrato come poi è avvenuto nella realtà, ma vediamo anche tutta l'espansione dell'arcata che è avvenuta. Anche per quanto riguarda la sovrapposizione delle due arcate, mettendo anche l'arcata inferiore, qui vediamo inizio trattamento e qui vediamo fine. Come vedete, questa distanza qui, che possiamo vederla tra gli incisivi superiori e il bordo gengivale, tende ad aumentare di almeno 2 mm. Questa distanza qui, partendo dalla mascherina 0, aumenta tantissimo. E sul discorso che facevamo in precedenza del problema articolare e del sentirsi Bruna un affossamento delle labbra e delle arcate, era proprio dovuto a questo abbassamento, che nel nostro gergo viene chiamato abbassamento della dimensione verticale. Ristabilendo chiaramente l'occlusione, riusciamo ad aumentare questo spazio e la paziente chiaramente si trova molto meglio dal punto di vista articolare, ma soprattutto, come ci diceva anche Bruna, per un discorso legato alla rieducazione della lingua e alla fonetica. Inoltre, per esigenze di recitazione, abbiamo scelto di effettuare lo sbiancamento dei denti durante o prima, in questo caso, del trattamento Invisalign. Questo è molto importante, perché è l'unica metodica, diciamo, di riallineamento dei denti o di ortodonzia che può far decidere al paziente se eseguire lo sbiancamento prima e dopo. Allora, dentro questa clip ci sono tantissime notizie che io vorrei puntualizzare con il dottor Salaris. Innanzitutto quella importantissima dello sbiancamento, che può essere fatto anche con questo tipo di tecnica. Questo, diciamo che... Cosa che non può essere fatta con l'apparecchio tradizionale, con i ferretti, per intenderci. Diciamo ecco. Come diceva prima Bruno, è un'altra chicca di questa metodica. Cioè, con questa metodica, a differenza dell'apparecchio tradizionale, io, paziente, posso decidere se eseguire prima o dopo il trattamento. È chiaro che tutti vorrebbero i denti allineati, dritti, sani e bianchi, no? Certo. Con la metodica tradizionale, una volta riallineati i denti, si può effettuare lo sbiancamento. Non si effettua prima per il motivo che abbiamo detto in precedenza, perché si inseriscono delle placchette adesive su tutti quanti i denti,
su tutti quanti i denti, quindi si andrebbe a rovinare un eventuale sbiancamento. È chiaro, per quel motivo non si esegue prima, anche perché si va sicuramente a eseguire manovre di incollaggio su tutti quanti i denti e quindi sicuramente si creerebbe un danno. Per quanto riguarda invece l'Invisalign, il paziente in questo caso, appunto per esigenze di recitazione, ha deciso di effettuare lo sbiancamento prima addirittura del trattamento e poi chiaramente inseriva tranquillamente le sue mascherine. Quindi tornando al discorso, diciamo, della psicologia della persona in precedenza o del fatto di sorridere, sicuramente già vedersi solamente i denti più bianchi per lei già è una soddisfazione. In più poi determinare anche un'esatta correzione del suo sorriso, questo non può che far bene sicuramente alla paziente in quel caso. Allora, e vediamo questo incontro di Bruna col dentista e la decisione di continuare con la terapia. Finalmente siamo alla fine del trattamento, sì. Dopo un anno che ci conosciamo e abbiamo fatto insieme questo percorso dell'ortodonzia invisibile, ora vediamo il risultato ottenuto dopo circa un anno di terapia. Anche se non è stata una tortura, devo dire, bene. È stato un piacere, non una tortura, non me ne sono neanche accorta. Quindi... E così si spostano i denti, quindi come cambia? Eh sì, si poteva lavorare con quella bocca, ma io ho notato che avevo i denti come un coniglio. Tra le altre cose, sì. Diciamo che però il fatto estetico nel caso tuo era... Sì, questo deve andare ancora un po' più in cuore. Il fatto estetico era fondamentale, però chiaramente poi c'era un fatto funzionale, come dicevi prima. Controlliamo che tutto sia ok e vediamo insomma il risultato ottenuto. Ok, le mascherine vanno benissimo. Togli tu le mascherine. Vediamo i denti. Chiudi, Bruna. È cambiato il sorriso, che dici, Bruna? Direi di molto. Diciamo che per ottenere un sorriso ancora migliore potremmo fare ancora qualche perfezionamento. Che sì, ne pensi? Io sono perfettamente d'accordo e volevo anche dirle, dottore, che come lei mi aveva informata all'inizio del trattamento, che questi, diciamo, apparecchi potevano risolvere anche l'occlusione dell'ATM. Sì. L'occlusione si è completamente risolta a sinistra e rimane ancora un pochino a destra. Perfetto. Quindi portando ancora un pochino questi apparecchi, secondo me potrebbe andare a posto anche a destra. Direi decisamente sì. Le mascherine, a differenza delle metodiche tradizionali, avendo uno spessore di circa 2 mm, danno questo giusto rilassamento all'articolazione, quindi permette praticamente durante il trattamento ortodontico di beneficiare come se eventualmente portassi anche un bite, che il bite è la terapia più appropriata per i problemi articolari dell'ATM, ossia dell'articolazione temporomandibolare. Quindi direi, se tu sei d'accordo, riprendiamo alcune impronte, facciamo delle foto, sì, e chiediamo ulteriori mascherine per la rifinitura del assolutamente caso. Io vorrei chiedere una cosa prima di continuare con Bruna, ma anche banale, dottoressa Fabrizi, ma tutti focalizziamo l'attenzione sul sorriso, è importante per la nostra personalità, però abbiamo una paura incredibile del dentista. Sì, certo, che... sì. Questo fa parte del, direi, 90% delle persone. Da che nasce questa paura incredibile del dentista? Ah beh, secondo me nasce nel passato, sì, perché adesso nel passato è molto migliorato l'intervento, diciamo così, generale dei dentisti, ma nel passato effettivamente il dolore era molto doloroso, inquietante la posizione, sì, il fatto di sentirsi così impotenti con la bocca aperta, il rumore del trapano, io mi ricordo come un incubo il rumore del trapano. Sì, fortunatamente adesso, come diceva, è cambiata la strumentazione, anche lo stesso impatto con la poltrona, sì, con il monitor, sì, diciamo, tranquillizza un po', direi. Ma perché il paziente vede anche mentre... Sì, le immagini, volendo noi alcune volte... È cambiato anche l'atteggiamento del dentista, secondo me, sì, però, no? Perché prima il dentista tendeva ad essere anche un pochino... Solo operativo. Operativo, senza preoccuparsi, come tutti i medici in generale, vero, devo dire, della sofferenza del paziente. Adesso invece sono molto attenti, sì, giustamente, fanno l'anestesia per qualsiasi tipo di intervento, no? È chiaro, perché soffrire quando ci sono poi i mezzi a disposizione? No, infatti no? Con i nuovi mezzi veramente non ha senso, e comunque rendere il tutto più gradevole per il paziente è una cosa assolutamente, chiaramente deontologica, ma si può fare e si deve fare, secondo me. Certo. Assolutamente. Questo nella medicina, mentre invece nel libro di Paolo Mosca, Vivi tu per me, il protagonista invece la morfina dice no, perché vuole vivere fino alla fine, cosciente.
di quello che stava succedendo, senza avere nessuna forma di anestesia, diciamo così. Ci sono tante polemiche in questo momento, proprio in punto di morte, se usare la morfina, se non usarla, se usare degli antidolorifici. Quest'uomo sceglie la strada umana, quella che fa parte del prima delle scoperte scientifiche, quando l'uomo affrontava fino in fondo il proprio destino senza adagiarsi a tanti prodotti che lo accompagnassero dolcemente, anche se in Italia oramai, a parte il discorso dell'eutanasia, la morfina la danno sempre ai malati terminali, perché è anche un fatto di civiltà, è un fatto di pietà umana, insomma. Però questa donna, lui nell'incontro in cui lei torna finalmente a casa, dopo aver messo in contatto con ex amici, con un ospedale oncologico, è stato a Fatima, è stato a Coimbra, è stato a Ibiza, quindi da tutto il mondo lei telefona a lui, quindi gli dà una panoramica dell'umanità che soffre, che vive, questi bambini in questo ospedale oncologico, dice, ecco, questi bambini stanno morendo, e lui capisce che la sua morte in confronto è molto più leggera rispetto che la sua donna è la sua morfina. Per assurdo direi che la sua morfina è stata una morfina nobile e, certo, dolce. Dolce, che gli ha fatto aprire il cuore fino in fondo, e questa, cioè, poteva anche essere infedele in questo giro per il mondo. Come no? E certo. Quindi questo piccolo, sarebbe stato facile. Il fantasma dell'infedeltà c'è sempre. Sì, lui in fondo per un attimo ha dei. E poi lui assume per curarsi una infermiera che somiglia a lei. Quindi è stata si scoprirà che poi non somigliava così molto. Somigliava nella sua fantasia. Nella fantasia. Però somigliava un po'. Allora, ancora un break e poi subito dopo ritorniamo con la storia di Bruna. Allora, continuiamo a parlare con la protagonista di questa sera, Bruna, e vediamo quale primo intervento ha realizzato con il dottor Salaris. Per Bruna adesso prenderemo le impronte. Sì. Queste impronte saranno spedite in America, dove c'è a Santa Clara il centro di elaborazione dati. Allora, Bruna, ora vediamo se la misura del porta impronte è corretta. Apri pure, Bruna. Perfetto, ok. Benissimo. Ora riempiremo questa porta impronta con del materiale in silicone per prendere esattamente la posizione dei due denti. Messo il materiale, mettiamo questa pellicola che serve per dare il giusto spessore al materiale di precisione che metteremo in seguito. Quindi questo è il materiale base cosiddetto, e poi metteremo il secondo materiale che invece è di estrema precisione. E la pellicola svolge perfettamente lo spessore ideale che viene dato o lasciato per il materiale di precisione. Bravissima Bruna, morbida con le labbra. Una volta ottenuta l'impronta base, ora mettiamo il materiale, diciamo, di precisione, che è quello che poi servirà per ricostruire tridimensionalmente la bocca di Bruna. Benissimo. A questo punto inferiore. Ecco, beh, quella è un'impronta, dottor Salaris, che si fa anche per le normali apparecchi. Sì. La particolarità di questa tecnica è proprio che, mentre per, diciamo, la metodica tradizionale prevede comunque le impronte tradizionali prima e dopo il trattamento alle foto, qui in realtà la tecnica è proprio questa, cioè prendere delle buone impronte, fare delle belle foto, e eseguire un piano di trattamento dove chiediamo chiaramente determinati tipi di spostamenti, e lì elabora tutto il computer, vengono ricostruite tridimensionalmente la bocca del paziente, le mascherine, e su quello poi si lavora. È tutto lì, perché poi tornano praticamente da noi le mascherine tutte numerate e noi non facciamo altro che inserire le mascherine, quindi anche il disagio stesso per il paziente, non solo durante l'evoluzione del trattamento, quindi portare le mascherine, ma anche solo l'inizio del trattamento, è una seduta che nella peggiore delle ipotesi può durare 10 minuti, un quarto d'ora. Nella metodica tradizionale il montaggio di un'ortodonzia fissa sopra e sotto, nella migliore delle ipotesi, dura almeno un'ora o 50 minuti. E la cosa carina è che quando inizialmente si è cominciato a utilizzare Invisalign, quindi parliamo degli anni circa 2001-2002, i primi relatori ci dicevano: il paziente va via contento,
dopo aver montato l'ortodonzia, cosa che nell'altra ortodonzia è difficile. E questo è vero, noi tutti i giorni quando abbiamo pazienti in Invisalign entrano tranquillamente in studio, dice sono venuto a cambiare, ma con una facilità che è quasi impressionante, a cambiare la mascherina tranquillamente, vengono, si siedono, la seduta dura 5 minuti, cambiano la mascherina e ritornano via tranquillamente come sono entrati. Nell'altra metodica purtroppo è per carità una metodica assolutamente valida, non direi proprio di sì, si ottengono gli stessi risultati, chiaramente però è vero, va detto che i disagi sono sicuramente maggiori, certo. Sia perché comunque si stacca un attacco, l'elastico si rompe, il filo taglia la gengiva. Ecco, se si rompe una mascherina durante il trattamento è possibile? È difficile che accada, comunque è prevista una mascherina tranquillamente di ricambio, basta determinare la, diciamo, è tutto veloce, e poi comunque c'è la mascherina prima e la mascherina dopo che chiaramente fanno la differenza, quindi essere legati a quella mascherina non ha senso, perché comunque la terapia è talmente lunga che non è una mascherina che fa la differenza. Allora, prima di passare alla seconda parte dell'intervento, io vorrei chiedere a Paolo Mosca se questi grandi amori che tu descrivi in questa tua creatura poi esistono, secondo te possono esistere nella vita? Ma io credo sono soltanto frutto di una esistono proprio nelle sapiente. Fasce sociali più, tra più basse, dico un termine sbagliato, sì. Le fasce sociali più anonime, perché noi seguiamo attraverso i giornali le grandi, tra virgolette, storie d'amore patinate, appariscenti, fino ad arrivare a quelle dei reali piuttosto che quelle di questi attori di fiction o meno, ma ci sono delle storie stupende che fanno parte, che magari sono nel palazzo accanto a noi, nell'appartamento, cioè, secondo te più il livello è basso più il grande amore, più il livello è autentico. Autentico, io credo che l'autenticità vada scomparendo nel momento in cui arriva la notorietà, e quindi allora non è un po' una contraddizione con... Beh, ma questo è uno sceneggiatore. Ecco, un personaggio famoso. È sempre al di qua. Non si è mai visto. Certo. E lei ha lasciato il mondo della moda per lui, proprio per vivere una vita autentica fatta di sensazioni, di albe viste insieme, di tramonti viste insieme, questa mansarda in Piazza di Spagna con questi gabbiani di Roma. Cioè il loro rapporto è veramente un rapporto romantico. Che vero. Sembra di vedere, queste Paolo, voci dei turisti che cantano le canzoni inglesi sotto casa. E invece questi 3 mesi di condanna improvvisa che li fa così, li proietta in una storia definitiva ma incredibile. Senti, ma un grande amore, io visto che sei qui sfrutto l'occasione, come descrivi nel tuo libro, loro erano molto uniti ma anche un pochino isolati dal resto del mondo. Quando un grande amore esiste veramente, tendi anche ad abbandonare, lasciar perdere un po' le amicizie? Ma io credo che lo abbandoni naturalmente. E senza farsene accorgere. Tante volte in feste con amici vediamo che esistono delle coppie che hanno un'intesa, anche guardandosi a 10 metri, si fanno un brindisi da lontano. C'è sempre un filo. Un filo, sì. Ecco, e questo filo, questa coppia l'aveva ben saldo, ce l'ha ben saldo proprio fino alla fine. E credo che insomma lei tornerà in tempo per vedere gli occhi aperti di lui, è importante questo. Certo. E lui si profumerà, si vestirà bene, nonostante pesi pochi chili. Quindi insomma credo che rispetto alla morte, che è il più grande avversario nostro, dobbiamo farcela amica per poterla sgambettare, ripeto, certo, come ho detto prima. Certo. E tra l'altro lei rimane fino alla fine un grande stimolo per lui, perché si veste per l'occasione per incontrarla, no? Come rimane, se fosse il primo appuntamento. Rimane la vita e rimane oggetto del suo testamento spirituale, che è un testamento di io ti lascio il mondo. Certo. Che cosa può lasciare un uomo innamorato alla propria donna, se non il mondo intero? Allora, ci distacchiamo con dispiacere dalle parole di Paolo e entriamo ancora nel seconda parte dell'intervento del dottor Salaris. Vediamolo insieme. Morbida, bruna. È una M, vero Alice? Mm-hmm. Ok, prego. Avevo pure bruno. Benissimo. Chiudi pure bruno. Ok. Dopo aver preso anche l'impronta inferiore prendiamo il morso, cioè come chiudono i tuoi denti. Sempre con il materiale di precisione che viene messo. Apri pure bruno. Tranquillamente sui denti. Se
Stringi i denti, Bruna. Stringi, non aver paura. Ok. Labbra chiuse. Apri pure la bocca. Apri grande, non aver paura. Benissimo. Questo praticamente ci dà l'esatto incastro delle due arcate, sia superiore che inferiore, quindi praticamente la masticazione, e in modo tale che la rielaborazione dei modelli incastrino perfettamente con questo tipo di occlusione. Bene, è il momento di conoscere Bruna, eccola qui. Buonasera Bruna. Buonasera. Allora, l'abbiamo vista in tutto questo percorso. Da quanto tempo era che lei aveva questo problema? Ai denti? Sì. Beh, direi almeno una quindicina d'anni. E come mai aveva sempre lasciato stare? Beh, perché io facendo l'attrice non potevo portare apparecchi ortodontici visibili e non esisteva una tecnologia come Invisalign che mi consentiva di poter avere un apparecchio ortodontico che mi permettesse anche di lavorare, certo, di apparire. Ecco. Al momento che l'hai saputo, immediatamente mi sono lanciata. Adesso ti senti più sicura di sorridere? Cioè, beh, secondo te la tua recitazione ne ha guadagnato? Beh, come dicevo, credo in studio dal dottor Salaris, ho cambiato la postura della lingua, che prima scivolava in avanti e batteva sui denti superiori, e questo creava una difficoltà proprio di articolazione di certe lettere, tipo la S o la T. Adesso è proprio modificato completamente, poi un rilassamento di tutto il volto. E poi ricordo che quando venni da te la prima volta, sì, io quando sorridevo avevo un labbro che stava più in alto e uno più in basso. Dove c'era il laterale? Dove c'era il laterale, certo. Cioè praticamente era come avevo un sorriso strano, mai naturale, mai bello, insomma. È vero, adesso è vero. Veramente sono molto contenta. Sei orgogliosa? Sì, molto fiera del lavoro fatto, sì. Allora, e tra l'altro è finito, no? Sì, adesso Bruna, facciamo completamente. Questa è un'altra caratteristica di questa metodica, che permette anche a fine trattamento di eventualmente fare delle piccole correzioni quando vogliamo ancora di più migliorare il sorriso della paziente. E questo, come abbiamo visto, prevede chiaramente l'inserimento di impronte all'interno della bocca e si può tranquillamente continuare la terapia. Perché, come dicevo in precedenza, qui la durata del trattamento non fa la differenza, può durare anche 3-4 mesi in più, ma il paziente è assolutamente soddisfatto. Certo, non ha dolore, perché non credo che ci fosse no, nessun tipo di dolore. Soltanto i primi, diciamo, 2-3 giorni quando si cambiano le mascherine. Senti tirare, si sente tirare, si sente una certa costrizione, pressione. Però è assolutamente accettabile. Io ogni volta che il dottor Salaris mi ha consegnato la mascherina nuova ci ho dormito la notte stessa. Certo, non è mai successo che io ho detto non posso sostenere questa cosa, ecco, assolutamente. Certo. Sì, assolutamente sì, è tollerata benissimo e chiaramente tutto a vantaggio in questo caso del paziente, perché è quello che poi beneficia sia del trattamento ma soprattutto può avere anche dei disturbi, cosa che invece chiaramente non ha. Con questo tipo di metodica è assolutamente affidabile e confortevole. La definizione di molti è carina, viene chiamata come una lente a contatto sugli occhi, questa è la mascherina sui denti, hanno trovato questo binomio che è assolutamente un ottimo paragone. Allora, vi ricordo prima di lanciare il nostro break operazione bellezza @yestv.com per entrare in contatto con la nostra redazione, sottoporci le vostre problematiche alle quali cercheremo di dare una risposta. Ricordatevi che subito dopo questo break andremo nel nostro spazio benessere e vi mostreremo una cosa importante, il trucco delle labbra. Bene, allora eccoci nel nostro spazio benessere, siamo qui con la signora Daniela Argiolas, truccatrice, con la sua modella Pina, per vedere il trucco delle labbra. Allora, buonasera, buonasera. Signora Argiolas, com'è possibile evidenziare delle belle labbra? Allora, evidenziare delle belle labbra significa essere preciso con la matita, per cui dobbiamo imparare ad utilizzare una matita, i colori sono variabili in base a quello che dobbiamo fare, chiaramente, in base alle
ai colori del nostro viso, al colore dei nostri capelli e al colore del nostro vestito, perché una regola fondamentale è sempre quella: abito di un certo colore, la matita e il rossetto non deve mai entrare in discromia e quindi in contrasto con il nostro abbigliamento. Allora, la vogliamo vedere al lavoro? Intanto io le farò delle domande. La prima è questa: molte signore si lamentano alla nostra mail, il rossetto dura poco oppure sbava. C'è qualche segreto per evitare che ciò accada? È frequentissimo, mi mangio il rossetto. Allora vi faccio vedere un piccolo segreto per far durare tantissimo il rossetto, addirittura la pasta asciutta, lo facciamo resistere alla pasta asciutta. Allora, prova pasta asciutta, vediamo un po'. Per applicare correttamente la matita e creare una base di fondotinta su cui la nostra matita andrà a scivolare senz'altro meglio. Perciò primo passo, primo passaggio, fondotinta. Un leggero strato di fondotinta, dopodiché la matita deve essere temperata, quindi temperata, una bella punta e via, in modo tale da essere precisi e non creare delle sbavature. Creiamo la forma desiderata. Sì. Si può andare un pochino oltre il bordo del vermiglio per ingrandire un pochino, signora Giolas? Sì, si può fare, ricordando sempre che l'ingrandimento non deve essere mai superiore ai 2 mm, altrimenti creiamo un effetto pagliaccio. Sì. E non deve mai andare oltre le commissure, cioè le chiusure laterali delle labbra. È molto utile sfumare internamente la matita in maniera tale da creare una base, in maniera che questo rossetto duri di più. Sì, il trucco per farlo durare di più dopo la matita cosa bisogna fare? Ecco, dopo aver applicato la matita andiamo a applicare il rossetto. Sì. Io in questo caso ho scelto una tonalità naturale, leggermente rosata. Ecco, sulla tavolozza proprio come un pittore. Sì, questo per una questione di igiene. Poi le signore a casa potranno utilizzare tranquillamente il loro stick direttamente sulle labbra. Sì. Perché il pennellino la mattina può essere un pochino troppo difficoltoso. Allora, questo ovviamente è una tecnica del truccatore professionista, la tavolozza con i colori che mixa e crea anche un nuovo colore, ma le signore a casa potranno usare, come diceva la signora Giolas, tranquillamente il proprio rossetto. Che pensate, poi ce lo faremo spiegare dalla psicologa in studio, che addirittura dalla forma che assume il rossetto, dopo un po' di tempo che noi lo usiamo, se appunta, arrotondato, eccetera, può denunciare degli aspetti del nostro carattere. Allora, dopo aver applicato il rossetto, passiamo al fissaggio, che è la parte più importante per far durare il rossetto. Prendiamo una polvere di fissaggio, che è una polvere bianca che va a saturare la parte grassa del rossetto, un batuffolino di cotone, bel sorriso, ecco qua, e lo applichiamo generosamente sulle labbra. E questa è la maniera per farlo durare di più, signora Giolas? È la maniera per farlo durare di più. Togliamo la polvere. Eccolo qua. Togliamo il senso di polverosità solo all'interno delle labbra e il rossetto, oltre a non macchiare più, rimarrà sulle nostre labbra per moltissimo tempo. Bene, grazie a Daniela Argiolas, grazie alla modella Pina. Noi chiudiamo questo spazio benessere e vi lancio l'ultima creatura di Fausto Manara, un grande psichiatra, e vediamola insieme. L'ultima creatura del professor Fausto Manara si chiama Un angolo tutto per me. Secondo lei, una persona che riesce a stare bene da solo, poi riesce anche ad affrontare bene, per esempio, un rapporto di coppia? Sì, beh, deve trovare un'altra persona che in un rapporto di coppia che affronta bene o abbastanza bene lo star solo, perché certe volte ci si trova in situazioni sbilanciate. Però certamente io nel libro parlo sia delle solitudini in coppia, sia delle solitudini anche in famiglia, perché le solitudini in coppia, ci sono quelle coppie, ce ne sono tante che io chiamo né con te né senza di te, in cui è indispensabile stare con una persona, però quando sei con quella persona ci stai male, però hai bisogno di starci, quindi sono i bisogni e non i desideri che si rincorrono in queste coppie. Poi le solitudini in famiglia, dove purtroppo le solitudini dei figli, che spesso oramai si manifestano sempre di più con dei sintomi, perché è l'unico modo che nella maggior parte dei casi hanno per comunicare con i genitori il loro disagio, contagiano le solitudini dei genitori, contagiano i figli, e le solitudini dei figli, se ben utilizzate dal punto di vista clinico, terapeutico, comunque di attenzione, possono essere anche un buon punto di partenza, perché anche le solitudini dei genitori vengano a limitare il loro effetto negativo, perché ripeto,
La solitudine è un sentimento, lo star soli è un'altra cosa. Cioè, diciamo, nel suo libro, professore, insomma, si possono trovare tutti quegli spunti per poter affrontare bene la solitudine o lo stare soli? Per poter affrontare bene i momenti in cui stiamo soli, perché è un po' come nella musica, insomma, ci sono dei momenti in cui di pieno e momenti di vuoto. I momenti di vuoto sono quelli che danno più senso ai momenti di pieno e devono esserci e devono essere ben collocati. Se riusciamo a organizzare bene questo fraseggio, sicuramente innanzitutto il rapporto con noi stessi andrà a migliorare. Whenever there is bene, grazie professor Fausto Manara. Allora io devo chiedere questa cosa alla dottoressa riguardo alla maniera di consumare il rossetto, che tratto di personalità nasconde la donna. Beh, insomma, non è proprio così automatico dal modo di consumare il rossetto. Sicuramente non possiamo avere dei riferimenti della nostra personalità, però qualcosa forse possiamo dire, nel senso che poi se guardiamo il rossetto ognuna di noi lo utilizza in un modo diverso, perché dipende dalla pressione con la quale si passa sulle labbra. Quindi forse delle persone, come dire, più grintose magari tenderanno a consumarlo un po' più a punta, delle altre persone che hanno un tratto un po' più morbido lo consumano in un altro modo, insomma. Quindi questo, personalità dolce, aggressiva, dolce, un po' più aggressiva, no? Certo, ma più di questo certamente non si può conoscere. Bene, allora vediamo quindi il dottor Salaris, il risultato del prima e il dopo. Allora, che ci può dire il dottor Salaris? Il risultato assolutamente evidente. Sicuramente evidente, la posizione del laterale che chiaramente è completamente diversa, l'espansione dell'arcata, ma soprattutto l'aumento di dimensione verticale, come si vede, gli incisivi inferiori si vedono molto di più nel secondo sorriso rispetto al primo. Ecco, volevo aggiungere una cosa, Bruna? Sì, siccome avete trasmesso delle clip di lavori che ho fatto, volevo appunto citare L'attesa, che è un cortometraggio che ho girato qualche anno fa per la regia di Giuseppe La Rosa, che ringrazio tantissimo, e la sceneggiatrice è Daniela, purtroppo non mi ricordo il cognome perché è una cara amica che ammiro tanto in questo momento, mi scuso con lei, però è una sceneggiatrice straordinaria, e questo cortometraggio ha fatto il giro di tantissimi festival, tra cui il Festival di Cracovia e di Miami. E poi avremo, gli spettatori vedranno delle altre clip del film che ho girato sempre con Giuseppe, un lungometraggio che è stato acquistato da Rai Cinema e che dovrebbe andare in onda a breve. Bene, allora ringraziamo la nostra amica Bruna Bossi, ricordiamo attrice professionista, per averci mostrato grazie un po' di voi. Sé e averci mostrato anche questo percorso medico, grazie. Ringraziamo la dottoressa Adele Fabrizi, il dottor Stefano Salaris e ovviamente il nostro amico, il grande scrittore Paolo Mosca, per averci portato questa creatura in studio, Vivi tu per me. Tra l'altro ci avviciniamo alle feste di Natale, perciò un bel regalo da fare. Grazie a tutti per essere stati con noi. Operazione Bellezza @yestv.com. Scrivete ed avrete sicuramente una risposta ai vostri interrogativi che riguardano il mondo della bellezza. Ci vediamo martedì prossimo alle 21 con un nuovo appuntamento, il venerdì, per chi lo avesse perso, la replica alle ore 22. Arrivederci.